Eccoci, unboxing e breve recensione del Seafly Dream. Seafly Dream, vediamo la scatolina, piccola, sono rappresentati i due colori in cui viene fornito, può essere rosso o bianco. Non ci sono particolari indicazioni sulla scatola, tranne che dice 18 più, addirittura, e che si trova là. L'app su Google Play App Store. Ok, passiamo subito all'unboxing. Arriva in una confezione molto compatta. Ecco qui. La confezione è questa e in più c'è la Quick Start Guide del modello DF801. Quick Start è proprio rapida, c'è diciamo come è fatto il trasmettitore, come si fa l'accensione, come ci si connette, qualcosa riguardo all'app, come si fanno partire i motori, come si decolla, i movimenti e come gira. Basta, molto semplice. Allora, nella confezione troviamo il drone rosso, il gimbal a due assi, le eliche sono di tipo pieghevole, hanno un movimento, non si sovrappongono completamente, ma semplicemente così. Qui ci va la batteria, dice di essere dotato di marchio CE. Poi in questa parte superiore c'è il supporto per lo smartphone. Togliendo questo c'è la parte inferiore della confezione, che fa la protezione, è molto comodo per portarlo in giro, che contiene il radiocomando, trasmettitore che dir si voglia, con due antenne in cui si vede passare dentro il filo, le antenne si aprono così, e poi conviene orientarle verso il radiocomando. Ci sono gli stick, tasto d'accensione, decollo e atterraggio automatico, tasto foto video, tasto ritorno a casa, tasto mode perché può volare sia in modalità GPS che senza GPS. Da questa parte c'è una rotellina che probabilmente è semplicemente un doppio interruttore, un doppio deviatore diciamo, e una micro USB per la ricarica perché ha una lipo dentro, non va alimentata con batterie, ma c'è una lipo contenuta di 2600 mAh 3,7 V e dice di essere un equipaggiamento di comunicazione con un dispositivo di comunicazione Spread Spectrum 5 GHz WLAN, quindi wifi, le stesse cose scritte in cinese. Anche qui c'è un marchio CE a cui si potrà credere, boh, vabbè. Comunque qui c'è il suo, anzi rivediamo, c'è il suo supporto per lo smartphone che si monta così, si blocca e lascia qui il buco per il caricabatterie. Questo si tira su così, è abbastanza grosso direi. Questo è il radiocomando. Poi c'è un librettino, Disclaimer and Safety Guidelines, Battery Safety Guidelines, versione 1.1. E ci sono considerazioni ambientali, pre-flight checklist, interessante, operation, maintenance and upkeep, observe local laws and regulation, ci sono tutte le indicazioni, volare in aree aperte, ci deve essere un segnale GPS forte, mantenersi in linea di vista e volare sotto 400 piedi 120 metri, che sono le norme diciamo generali. Non usare
condizioni meteorologiche avverse come pioggia, neve, nebbia oppure con venti che superino i 6 metri al secondo. Quindi da qui sappiamo che la velocità massima del vento a cui viene dato come resistente sono 6 metri al secondo. Qui abbiamo la batteria, che è una batteria intelligente in cui si vede tramite LED la carica, è arrivato contro il LED acceso, quindi praticamente in uno storage, diciamo così. Secondary Lithium Battery Pack, modello D01004, max charge voltage 13,05 volt, voltaggio nominale 11,4 volt, rated capacity, quindi capacità nominale 1000 mAh, 11,4 watt ora. Una serie di warning, e anche questo ha un marchio CE. Ecco, questa si monta praticamente così, ci sono degli incastri qui e si spinge e si blocca, abbastanza solida. Quando si accende, si accendono anche i LED verdi brevemente. Per toglierla ci sono due levette sul lato, si tira indietro, ricorda un altro quadricottero e si toglie la batteria. Con la batteria abbiamo anche il caricabatterie di tipo, diciamo, proprietario, balance charger, modello H01001002 con input 110-240V 50-60A 0,6A e output VDC 13,5 volt 1.2 ampere. In carica è normalmente rosso, in carica completa standby verde normalmente acceso. Quindi c'è un LED che diventa rosso, qui un LED diventa rosso e verde quando è carico. Qui c'è cosa, ci sono anche meno e più indicati, come ci sono anche meno e più indicati sulla batteria. Poi cosa abbiamo? Un cavetto USB, micro USB, che serve per la ricarica del radiocomando, il cavetto di alimentazione con spina americana e poi una bustina di accessori che contiene l'adattatore da spina americana a spina europea, virgola. Una e due eliche di ricambio, una questa è antioraria e una oraria, questa va bene, quindi una coppia, e ben, aiuto, ben due chiavette a brugola, una più grossa e una più piccola. Quella più piccola è sicuramente per svitare le eliche che sono fissate qui sui motori brushless con viti a brugola. Yes, la chiavetta più grande onestamente non so che cosa serve, perché qui ci sono una miriade di viti, ma sono tutte viti, diciamo, a croce Phillips. Quindi non saprei. Vediamo un po' meglio il quadricottero, anzi la batteria, così è più comodo da far vedere. Ecco, così sta su, decisamente una copia di un quadricottero più famoso, comunque una copia, oppure diciamo ispirato a. Le plastiche sono molto robuste, proprio molto robuste, ha una sensazione di solidità non indifferente, è anche abbastanza, diciamo, pesante, nel senso compatto, anche se il peso, come da dati di targa, è 248 grammi. Ha motori brushless, molto piccoli, sono anche uno strano rumore a girare, vediamo che siano funzionali. Comunque, io ho già provato, in realtà è
mi sembra che funzioni bene. Il gimbal a due assi si muove così. Per accenderlo, sulla, diciamo, l'etichetta sulla batteria dice che per accenderlo premerlo una volta e poi premerlo una volta e mantenerlo per 3 secondi, quindi una volta e poi così. Voilà, lo appoggiamo, dovrebbe fare il suo, quindi fa il suo giochino col gimbal e dopodiché il gimbal è dritto. Qui lo vediamo che fa i suoi giochini finché non è agganciato col radiocomando o con lo smartphone nel caso di pilotaggio direttamente dall'app. Queste luci lampeggiano in blu. Quando è pareggiato col, diciamo, attaccato al radiocomando, lampeggiano, sono fisse verdi. Le luci davanti invece indicano il funzionamento del optical flow, quindi della telecamerina che sta sotto. Quando sono fisse dovrebbero dire che l'optical flow sta funzionando. Quando lampeggiano, come non funziona perché non è pareggiato, l'optical flow non funziona. Ok, io provo a spengerlo, per spengerlo bisogna schiacciare finché non si spegne. A questo punto è mollato, vi faccio rivedere un'accensione così ci godiamo il funzionamento del gimbal. E voilà, quindi si è pareggiato, ha fatto un suonino e così è funzionante, è pronto, diciamo, per essere pareggiato con il radiocomando. Il radiocomando si accende tenendo schiacciato questo, due luci verdi vuol dire che è acceso, è carico, e la seconda lucetta verde vuol dire che è in GPS mode. Unità position. Aspettiamo un po', vediamo se fa il pairing. Ecco qua, le lucette dietro sono diventate verdi, lampeggianti, quindi ha fatto il pairing e sta acquisendo i satelliti. Adesso noi siamo circa all'aperto ma con alcuni piani sopra, quindi suppongo che non riesca a fare l'aggancio al GPS. Comunque, interna nuoce. Comunque vi faccio vedere che schiacciando il bottone M per un paio di secondi si sente un doppio beep, la lucetta diventa rossa. In questo momento è in altitude mode, può anche volare, vediamo, e quindi in pratica proviamo ad accendere i motori. Ecco qui, non lo faccio volare, ecco, abbassando qui oppure con i due cosi all'interno si spengono i motori. Schiacciando di nuovo con un beep torna in position. Spegniamo il radiocomando, spegniamo il drone. Ultima cosa che volevo farvi vedere, dietro qui c'è questa copertura in gomma in cui, alzandola, c'è lo slot per la micro SD e una ulteriore presa micro SB che serve per gli aggiornamenti. In realtà ho scoperto che questo drone, come anche il suo, diciamo, gemello Jersey, usa un sistema tipo Hardcopter o simile, un sistema open, e quindi si può, diciamo, agganciare con sistemi tipo Mission Planner o simili, anche se temo che
Una volta agganciato, se non ho capito male, una volta agganciato fa automaticamente, o più o meno automaticamente, un aggiornamento del firmware con un firmware incompatibile e quindi si blocca tutto. Quindi non fatelo a casa, non funziona. Ok? Direi a questo punto l'unboxing è fatto e vi saluto alla prossima.